di questo flusso immenso di denaro da saldare e i cittadini romani altri 200 milioni di euro all'anno. Tutto questo per questo immenso accumulo di debiti nei confronti di istituti di credito e per questo debito non si conoscono le condizioni, non si conoscono come sono stati chiusi i contratti derivati che sono in capo alle banche, che il Comune ha stipulato con le banche, non si conoscono i due contratti derivati ancora aperti e è stato secretato tutta la documentazione attraverso una risposta della ministra Boschi qui in aula. Questo è molto grave. Per giunta da fonti di stampa contemporaneamente apprendiamo che il candidato sindaco al Comune di Roma, Giachetti, è già in trattativa, mi faccia finire perché questo è un punto molto No, ha importante, finito è il in tempo, quindi deve trattativa, un attimo solo, concludere, voglio a concludere questo, prescindere. è in trattativa con il Premier per non far fallire la città di Roma. Grazie, Allora noi onorevole vorremmo Rocco. sapere cosa c'è dietro tutto questo e se i romani sono destinati ad andare a votare sotto ricatto, perché noi Grazie, non lo consentiamo. grazie. È scritta a parlare la deputata Danila Nesci, ha un minuto, onorevole. Sì, Presidente, per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 411529 dello scorso 21 dicembre, nella speranza che finalmente l'interesse del governo per la Calabria diventi reale, non si limiti alla propaganda sfacciata del Presidente Renzi, verso il quale, come oggi ha confermato la stampa calabrese, non è consentita espressione del dissenso. Infatti, oggi alcuni dipendenti dell'area vibonese sono stati bloccati mentre stavano raggiungendo il Presidente sui cantieri dell'autostrada 3 per manifestargli il loro dissenso rispetto all'abbandono dell'ente provincia di Vibo Valentia e dei suoi lavoratori. Per tornare all'interrogazione sollecitata, vorrei sapere quali iniziative i ministri del lavoro e dell'università intendano assumere per salvaguardare i diritti di decine di lavoratori e di famiglie, evitando ovviamente forti disagi sociali. La vicenda riguarda un appalto all'Università della Calabria di 2 milioni e quasi 400 mila euro, vinto da una società inadempiente con i lavoratori, gestita da Andrea Grazie, Guccione, cugino di Carlo, ex grazie assessore della onorevole. giunta guidata da Mario Oliverio del PD. Grazie, onorevole Luigi Gallo, anche lei ha un minuto. Presidente, ieri il presidente del PD Orfini è stato intercettato da Huffington Post perché diceva che Fanpage doveva essere, forse, che qualcuno doveva essere asfaltato. Allora ha chiarito che in sostanza non si riferiva sulla vicenda delle primarie di Napoli all'azienda Fanpage editoriale che ha prodotto il video sulle primarie di Napoli. Ma oggi apprendiamo di una querela del consigliere.